faceva più caldo, cioè faceva meglio col ventilatore, eh? C'è paura all'aria condizionata, poi ci prendiamo un raffreddore, poi dopo la fine. Ah, il raffreddore! Chi è un pazzo io? Dicevo con l'aria condizionata, beh. Giuro che non so chi sia Il questo signore. raffreddore. Mio cognato, dal lato paterno, aveva un cugino germano, lo zio materno del quale aveva un suocero di cui il nonno paterno aveva sposato in seconde nozze una giovane indigena, il cui fratello nei suoi viaggi, durante una tournée negli Appennini tosco-cubani, aveva incontrato una ragazza della quale si era innamorato e dalla quale aveva avuto un figlio, che sposò poi un'intrepida farmacista, la quale altro non era che la nipote di uno sconosciuto quartiermastro della Marina Britannica, il cui padre adottivo aveva una zia che era capace di parlare perfettamente lo spagnolo e che era forse una delle nipoti di un ingegnere morto giovane per una dose eccessiva di tè al limone, a sua volta nipote di un proprietario di vigne dalle quali si ricava un vino assai mediocre, ma che aveva un cugino, casalingo e sottotenente, il cui figlio sposa una graziosissima signora, un po' divorziata, il primo marito della quale era figlio di un vero patriota che seppe crescere le proprie figlie nell'ambizione di fare fortuna, la quale era riuscita a sposare un fattorino che aveva conosciuto Sir Alec Guinness, il cui fratello, dopo aver cambiato parecchi mestieri e un breve tirocinio come anestesista al teatro dell'opera, si sposò ed ebbe una figlia, il cui bisnonno, Gracilino, portava un paio di occhiali che gli aveva regalato un suo cugino, cognato di un portoghese, se non ricordo male, figlio naturale di un mugnaio non troppo povero, il fratello di latte del quale aveva sposato la figlia di un medico di campagna, a sua volta fratello di latte di un lattaio, a sua volta figlio naturale di un altro medico di campagna sposato 3 volte di seguito, di cui la terza moglie era la figlia della migliore levatrice della regione che, vedova di buon'ora, aveva sposato un vetraio pieno di zeli, il quale alla figlia di un capostazione aveva fatto un figlio che era destinato a seguire la sua strada. E aveva sposato poi una venditrice di spazzature, il cui padre aveva un fratello, sindaco di una piccola città, che aveva preso in moglie una maestra bionda, il cugino della quale, pescatore con rete, aveva preso in moglie un'altra maestra bionda chiamata Maria, il cui fratello aveva sposato un'altra Maria, anche lei maestra bionda, il cui padre, primo corno con l'obbligo del secondo controfagotto nell'Orchestra Sinfonica di Berlino Nord, era stato allevato in Canada da una vecchia nipote di un parroco, la nonna del quale talvolta d'inverno, come capita a tutti, ah sì, si buscava il raffreddore.